sul letto è quella di un lungo viaggio. Ma ben ritrovati, cari amici della Valigia degli Artisti, e che dire, un'altra puntata, anzi questa è una puntata veramente straordinaria, eccezionale. Veramente seguite questa puntata perché sarà, ne vedremo delle belle. Nel frattempo volevo chiaramente ringraziare il maestro Vitrani per questa giacca, questa gravata. Un bel applauso a Mr. Vitrani, number one, number one. E ringraziarlo per essere entrato come sponsor chiaramente della Valigia degli Artisti. Consultate chiaramente se avete bisogno di una consulenza per come vestirvi. Non fate altro che contattarlo, lui è a completa disposizione. Bene, allora che dire, entriamo nel vivo della puntata, chiaramente, presentando l'ospite di quest'oggi. Prego regia, vai con la sigla, vai! Che musichettina! Da 24 anni, campione assoluto primatista mondiale di trekking estremo. Ex pugile, dopo i mondiali di box, sceglie il trekking chiaramente, a 13 anni. Va in spedizione ed effettua 44.000 km in solitaria, che dire, un grandissimo. Poi ritorna sul ring vincendo due mondiali di pesi massimi a livello professionistico. Beh, dopo chiaramente questa passeggiata, ritorna alla sua passione che è il trekking, ovvero 500.000 km fatti a piedi, in solitaria chiaramente. Un'avventura che ineguagliata tutt'oggi, perciò vuol dire di altissimo livello. Lo chiamano il signore della strada, per me è un Iron Man, voglio dire. I giornalisti ne parlano, lo elogiano, voglio dire, lo criticano, ma lui non se ne cura chiaramente. È fiero e scaltro, che dire, inarrestabile. I giornalisti dicono di lui un uomo senza meta. Il grande Lionel Messi lo chiama l'italiano impazzito e dice che lui si fermerà quando il mondo non avrà più strade. Beh, che dire, questo vorrebbe un uguale di 1.668.000 chilometri fatti a piedi. Beh, lui è Carmine Ferrone, da 44 anni, meglio conosciuto come Lennox Ferrone, nasce a Venosa, Potenza. Signore e signori, Lennox Ferrone! Ciao a tutti, ciao, buona serata, ciao Rudy. Spero Rudy, di essere stato all'altezza. Voglio dire, è un copione che mi hanno dato però tanta roba, tanto. Complimenti. Grazie. Ma veramente, ma sei straordinario, Lennox. No, ho fatto solo del mio meglio, insomma. Beh, se il tuo meglio è fare questo, immagini altre cose, cosa ci combini, no, voglio dire. Beh, allora, raccontaci un po' di te. Questa puntata della Legge degli Artisti, abbiamo 28 minuti, da far incollare i telespettatori a casa, chiaramente. Certo. Tu sei uno di quelli, chiaramente, che la domenica sera alle 20:40 che va in onda la Valigia degli Artisti, hanno il piacere di ascoltare qualcosa che possa veramente farli stare comodi sul divano. Per esempio, nell'88 chi conosci e cosa succede? Nell'88 ho conosciuto un grandissimo personaggio che era Vito Soranna, un grandissimo uomo, un grandissimo personaggio che ricordo con grandissimo affetto e con grandissima stima, un uomo che mi ha portato, insomma, che mi ha cresciuto come il proprio figlio, insomma, che ha creduto in me, che quella è stata la cosa fondamentale, ha creduto in me, mi ha portato agli albori della storia, mi ha portato in cima al mondo, ecco, al mondo del trekking. Quindi per questo lo riconosco con molto affetto e con tanta tristezza, davvero, e lo ricordo davvero con tanto. Facciamogli un applauso, doveroso. Beh, ha inventato un grande, un big, eh? Ma diciamo che la stragrande maggioranza del successo lo devo a lui, perché lui quello che ha fatto, insomma, che ha fatto tutto, ha creato, ha trasformato questo ragazzo semplice e famiglia, mi ha fatto diventare quello che sono oggi, ma la maggior parte delle congratulazioni vanno a lui, insomma, poi certo. Io ci ho messo anche del mio, però insomma il lavoro più efficace lo ha fatto lui. Certo, ha visto che in te c'era qualcosa di veramente importante, tu sognavi di arrivare a certi livelli. E poi tra l'altro nel 90 cosa succede? Succede che partiamo, insomma, per questa
per questa prima spedizione, insomma, mi dice così dal nulla, mi dice devi attraversare il mondo a piedi. Io non credevo che scherzasse, insomma, dicevo davvero, insomma, non possiamo inventarci qualche altra cosa, insomma, cercare di creare qualcosa, perché io il mio sogno era quello di essere un pugile, no? Volevo fare la box, quindi ci sono riuscito anche in parte negli anni, ma più che altro, insomma, avevo delle qualità molto visibili, che erano quelli del grande camminatore, perché io ero un infaticabile, non mi stancavo mai. Quindi allora forse lui vide queste qualità, allora disse devi fare qualcosa che non ha fatto mai nessuno, quindi diamoci al trekking, e ci siamo dedicati completamente. Però avete iniziato pizziche e bocconi con questo giro del mondo. Abbiamo cominciato... So che nel 93 hai cominciato con la Francia. Fatto Nizza, se non erro, fino... Nizza ad Alessandria. Abbiamo cominciato da Nizza, siamo arrivati ad Alessandria, quindi abbiamo in Piemonte, quindi abbiamo fatto... Che sono 500 chilometri. 500 chilometri. Abbiamo fatto piccoli spezzoni per vedere come reagiva il mio corpo, come si poteva, insomma, se veramente si poteva fare il famigerato giro del mondo. Poi io sentivo in me stesso che ce la facevo tranquillamente, quindi non avevo nessun tipo di problema nel camminare, anche fisicamente, cioè andavo in scioltezza. E lui ebbe l'occhio di vedere questo in me, quindi di osare, ecco, se posso usare questo termine, di osare con il tour mondiale. Certo, cioè, il tour mondiale nel 96 arriva la vera gloria, il grande percorso. Quanti anni avevi? Ero giovanissimo, avevo cominciato 13 anni, ero giovanissimo. Mamma mia, quanti chilometri? Io dico, posso farti un po' delle domande che escono fuori dallo schermo? Come no? Ma in queste camminate, voglio dire, il tuo morale com'era? Sempre attivo, sempre energico, o hai avuto anche degli scompensi, perché siamo esseri umani? Non possiamo, scompensi fisici? Magari ripensamenti, non so, ma chi me l'ha fatto fare? Ecco, cioè, sono uno sportivo, però era un po' troppo, no? È proprio un obiettivo fisso che tu avevi, dovevi arrivare. Era un obiettivo, il mio obiettivo era quello di essere ricordato negli anni, insomma, forse anche sarà anche un po' di presunzione, ma l'obiettivo era quello di essere ricordato negli anni e che il mio nome fosse scritto in ogni muro possibile. Era quello di diventare grande, di diventare famoso, di diventare, insomma, di essere conosciuto dappertutto, e anche poi di spingere il mio corpo all'estremo per dimostrare non solo a me stesso, ma anche ad altri quale macchina meravigliosa fosse l'essere umano. È impressionante. Poi il 21 gennaio del 2000 a Lussemburgo, cosa è successo? Sono successe tante cose. Raccontaci un pochettino, Sono successe tantissime cose, insomma, cose belle, cose meno belle, insomma. Raccontaci quelle belle. Beh, insomma, io 2010, quindi mi pare... Sì, parlo del 2000, sì, una cosa del genere. Sì, ma il presente del Tour Mondiale è finito nel 2011, quindi poi, insomma, ho avuto anche un incidente, come ho avuto anche un incidente dove un alce mi sfondò il torace. Oh. Insomma, mi aggredì e mi sfondò il torace, quindi ero... Questo dove? In Alaska? No, questo fu in Francia, dove mi impedì per 6 mesi di fare il mio lavoro. Poi alla fine addirittura un chirurgo molto, molto importante in Francia mi disse: sai, non potrai camminare mai più. E io questa la prendevo come una sfida ancora di più, no? Certo. Allora io ho dimostrato attraverso il Tour Mondiale che potevo camminare ancora, infatti poi che mi ha spinto a terminare il Giro del Mondo, insomma, a fare 89.000 chilometri, insomma, quindi ho dimostrato al mondo che anche con delle ferite molto profonde sono riuscito comunque a terminare quello che avevo cominciato. Incredibile, incredibile, ragazzi, ma incredibile veramente. Mai avuto un personaggio come te in trasmissione, veramente. Io so poi, tra l'altro, c'è stata questa cosa dell'Alaska, giusto? Che hai avuto dei contenuti, è stato elogiato, hai avuto delle cose importanti adesso. Beh, quello che mi gratifica di più sono i riconoscimenti. Raccontaci un po' di... Ma non riconoscimento, diciamo, non perché io sia migliore di qualcun altro, perché riconoscimenti perché la gente ha saputo vedere in me quello che io poi volevo trasmettere. Alla fine io volevo trasmettere che ognuno, se vuole, si può spingere al di là di quello certo. che se vuole, impegnandosi naturalmente con abnegazione, con forza di volontà, con spirito, anche perché oggi difficilmente un ragazzo di 13 anni partirebbe con uno zaino alle spalle e si spingerebbe al di là, insomma, del tipo in Alaska, dove arriviamo a temperature a meno 40 gradi. Sì, ma mamma e papà, cioè a 13 anni,
ti hanno seguito, ovvero non è che c'è, no, diciamo che mia madre era molto contraria a questo. Beh, immagino, non è che era una cosa molto contraria tutti i giorni, però, poi vado. Però visto che io sono uno, diciamo così, sono un duro di testa, no? Sono un duro di testa e volevo fare sempre come mi andava, perché alla fine sapevo quali erano le mie potenzialità e sapevo, cioè, perché le capivo, le percepivo, forse non al massimo, ma le percepivo. E poi c'è stato Vito, insomma, che mi ha portato la marcia in più, è stato, cioè, lui l'ingranaggio in più, insomma, certo, per portarmi sui vari riconoscimenti, dal NASCA, quindi ecco, i riconoscimenti quali sono? NASCA, 11 record mondiali, quindi sia per velocità che per resistenza, quindi sono 11 volte campione del mondo di trekking e riconosciuto dall'ultramaratona, quindi insomma è più che altro riconoscimenti. Riconoscimenti da parte di grandi personaggi come Messner, come persone, insomma, che sono degli idoli, insomma, del mondo, perché noi sportivi estremi siamo sempre considerati dei fuori di testa, no? Anche sì, ma condivido. Mettiamo a repentaglio la nostra vita per lo sport, infatti ho lottato per tanti anni per far ufficializzare il trekking estremo nella FIFA. Insomma, nello sport, ma e ci sei riuscito? Considerando che è uno sport che mette a rischio la propria vita, insomma, non viene considerato uno sport. Ma perché lo sci non mette a rischio la propria vita? Cioè, ma l'ultramaratona invece, che è l'organizzazione più grande per gli sportivi, da me a Schwarzer, a Patrick de Gaillardon, a Manolo, a Messner, insomma, abbiamo portato il mondo dell'estremo. Sì, Manolo è un grandissimo. Gaillardon, certo. Sono stati veramente dei personaggi straordinari. Manolo è una superstar. È ancora tra noi, no? È davvero un grande, certo. Il grande Patrick purtroppo non è più tra non noi. Non è più, dopo 50.000 voli. Ha fatto qualcosa di imbarazzante. Sì, veramente. Ho provato anch'io la tuta alare, quindi 320 km orari, e posso garantire che è una situazione davvero... Adrenalina pura, sotto ogni punto di vista. Ma ci credo. Senti, raccontaci un po' invece l'avventura sul ring, ovvero tu sei due volte campione del mondo di pugilato. Di Muay Thai. Muay Thai, allora non è il box, è un'arte marziale. Cos'è che è thailandese? Thailandese, box. Ecco, raccontaci com'è nata questa diciamo tua passione, che poi ti ha portato a diventare anche lì un big. Allora, diciamo che insomma io ero partito prevalentemente per la box, no? Per la nobile art, no? Come sia per la box normale, perché il mio idolo era Muhammad Ali, era Mike Tyson, insomma, per la forza, per l'aggressività. Però la box aveva troppe controindicazioni, perché davvero ci volevano delle regole molto più rigide, molto più, e io avevo l'esplosività dentro di me, quindi volevo quello che nella box magari non puoi, almeno a livello, mentre nel Muay Thai insomma puoi sfogare tutta la tua, che sarebbe poi tra l'altro, magari correggimi se sbaglio, sì, sarebbero pugni e calci, gomitate, testate, quindi ginocchiate, cioè tipo un MMA, un full contact, esatto, tipo un MMA, che adesso non è più, è vietato, perché il full contact è solo per i paesi, appunto, per quanto riguarda la Thailandia, quindi in Europa c'è il partial contact, che non è più full contact, perché poi con colpi di gomito, di testa o di ginocchio diretto ci lasci le cuoie. Mentre in Thailandia, a Taiwan, quindi in Thailandia... E quindi tu ti spostavi a fare questi campionati? Ho fatto 117 incontri, di cui ne ho vinti 116 e ne ho pareggiato uno. Vediamo qui un contributo fotografico delle due cinture, chiaramente, se ci vuoi eventualmente descrivere la cintura rossa. I riconoscimenti sono i WBA e la NBA, quindi sono lì, poi sono in compagnia con il grande Michele Piccirillo, che io saluto. Salutiamo carinamente tutti gli amici della Valigia degli Artisti, tutti gli sportivi, poi i Made in Italy, voglio dire, ne abbiamo da vendere noi di personaggi di livello, ecco. Senti, ma Lennox Ferrone, allo stato attuale, cosa sta pensando? Cosa sta architettando o si sta un attimino rilassando? Anche pensando? Il periodo, che magari è un periodo magari non consono per fare determinate cose, però sicuramente avrai
qualcosa che bolle in pentola. Ecco. Diciamo che sto pensando a un film, quindi sto pensando a un film, davvero non ci sto pensando io, ci sta pensando la Paramount. Quindi ci sta pensando a Paramount in America, vogliamo tirare fuori questo film, insomma, che racconti un po' la vita di Lennox Ferroni, insomma, come è nato, come è cresciuto, dove è nato, perché è nato, perché ha scelto questa disciplina, perché insomma, e poi insomma portare quello che non ho mai fatto magari nel privato, portare anche un po' del mio privato, del mio vissuto, insomma, perché non mi piace poi parlare della mia vita privata in televisione. Quindi ringrazio veramente e faccio un applauso veramente io, parte mia, il tuo stato della valigia, per questo invito che tu hai accettato dalla valigia degli artisti. Non avrei mai pensato che un personaggio, bisogna darsi mai dei limiti nella vita. Il piacere però, è mio, naturalmente. Ti ringrazio di questa reciprocità che onestamente mi allieta, mi riempie il cuore di gioia. Anche perché avere veramente un personaggio di questa caratura qui in trasmissione non è tutti i giorni. Come vedete, la scenografia poi parla di numeri uno, ne abbiamo qua uno in persona. Bene, sono proprio contento. Senti, hai altre, diciamo, io sapevo che volevi fare una cosa, un'altra sfida, se non sbaglio, con... Sì, devo dire che non mi sono mai fermato perché non ho voglia di fermarmi ancora. Quindi, mi parlavi di... giusto? Di trekking, certo. Sì. Sto organizzando dei tour, quindi ne abbiamo organizzato uno in Calabria, quindi un altro nel Lazio, cominciando da queste due regioni e poi magari poi... Covid permettendo, insomma, tutto quello che poi è successo, stavamo preparando già dal 2019, e questo devo ringraziare la RM Production, insomma, con Isabel Stasi, che è il mio management attuale, che sta lavorando, insomma, sta lavorando per, appunto, per far sì che questi due tour, e poi in tutta Italia naturalmente. Mi piacerebbe molto rifare un mondiale, anche se, diciamo, la mia età, insomma, però io mi sento ancora in grado di partire domani mattina e di farmi ancora 1.600.000 km, 668.000 km senza, vabbè, togliendo anche gli allenamenti, quindi mi sentirei di fare, però insomma devo anche prendere atto che insomma credo che la mia carriera abbia avuto già abbastanza, insomma, soddisfazione. Senti, poi passiamo a una carrellata di copertine. Quali sono le tre cose che non devono mai mancare all'interno della tua valigia? Aggettivi, non so. La famiglia, okay. che è la cosa più importante. La famiglia, quando dico famiglia, dico la moglie, i figli, che per me sono le cose primarie. Poi, naturalmente, la coerenza, che è qualcosa che bisogna avere se si vuole andare avanti nella vita, sia nel bene che nel male, bisogna essere sempre coerenti, quindi mai fare un voltafaccia, perché i voltagabbana non vanno mai avanti. E poi il fatto di cosa più importante che mi è stata insegnata. È quella di non essere molto legato agli effetti personali, alla ricchezza oppure agli oggetti tipo le case, le macchine, i soldi. Non bisogna essere legati, non bisogna dare molto valore alla propria vita, perché quando si dà molto valore alla propria vita non si possono fare delle cose estreme, non si può spingersi fino anche a rischiare di perdere la vita. Una vita normalissima, una vita veramente allo stato quasi brado, si riescono a raggiungere degli obiettivi. Si riescono a raggiungere degli obiettivi. Se uno ci tiene molto alla salute o alla propria vita, o ha paura di perderla magari durante una competizione, non potrà mai spingersi al limite. Insomma, tutta questa, diciamo, tutto lo storico di Lennox Ferroni, poi chiaramente ha avuto un riscontro anche a livello di copertine, testate giornalistiche e quant'altro, riviste, che noi cominciamo ad andare in onda col commento di Lennox Ferroni. Ecco. Questa è stata in Francia, un riconoscimento della Belle Spell in Francia, qui ero in una posizione un po', stavo prendendo il sole, diciamo, in una... Ma cos'è, una rivista, un settimanale? Sì, un settimanale, una dedica, uno special dedicato a me in Francia. Okay. Questa è il Cosmopolitan, una delle mie prime copertine. Americano, giusto? Americano, certo. Cos'è, di New York, se non erro? Sì, New York. Questo qui, quando fui eletto il 100° uomo più bello del mondo, non so dove l'hanno trovata. Sei alto 1,90 m, sei una stazza di uomo, sicuramente. Non so dove l'hanno trovata. Vabbè, fa solo piacere. Qui ero su Playboy, ecco, con anche una sexy star, una copertina dedicata su Playboy.
Qui era beneficenza, qui ero tra le spose di Iside, quindi diciamo, eravamo contro la lotta contro appunto la violenza sulle donne. Quindi giusto. È stato bellissimo. Qui è, insomma, era la mia base logistica, insomma, qui era in America la mia base logistica che portava il mio nome poi. Certo, via, quindi, un logo tuo se non erro, sì, no? Sì. Giusto? Sì, sì, portava il mio nome. Beh, abbiamo ancora qualche copertina da mandare in onda eventualmente? Ma mi sa di no. Ok. Beh, allora a questo punto, cosa ti aspetti del tuo futuro? Ah, bella domanda. Diciamo che quello che mi interessa in questo momento è quello di portare avanti, insomma, di stare vicino ai miei figli, di stare vicino alla mia famiglia, soprattutto al mio prossimo. Come si chiamano i tuoi figli? Insomma, il nome dei miei figli preferisco non okay, dirlo. Ok, invece io saluto il piccolo Gabriele, che è una persona a cui voglio molto bene, gli faccio anche un applauso. Visto che abbiamo un campione, sicuramente sarei felicissimo, Gabriele, ti voglio un botto di bene. Sì, lo saluto anch'io. Ecco. Poi, naturalmente, quello che mi preme di più è il mio prossimo matrimonio. Bene. Che, insomma, che avverrà, insomma, prossimamente, insomma, il più presto possibile. Ce lo auguro. Devo ringraziare mia moglie, insomma, per essermi stato vicino in questi anni, insomma, per possiamo salutarla? Come no? Saluto Daniela, ecco. Saluto Daniela, complimenti. E poi Champions in house, un campione in casa. Beh, diciamo che è stata, una donna che ha cambiato la mia vita, insomma, in 3 anni è riuscita a fermare quello che mai nessuno, magari probabilmente, è riuscito a fermare prima. Poi i miei figli e naturalmente quello che mi auguro è di continuare a far crescere magari nuove generazioni, nuovi tracker. Ecco, potrebbe essere un'ottima cosa eventualmente magari fare una scuola su come imparare anche moralmente, prepararsi moralmente, oltre che fisicamente, moralmente, perché secondo me è più una questione psicologica che fisica, perché camminare, sì, vabbè, dopo un po' chiaramente ti stanchi, però è il morale che secondo me colpisce di più. Ma guarda, non c'è scuola. Tu sei forte, però non tutti sono come Lennox Ferrone. Non c'è storia, non c'è scuola per imparare il morale e la determinazione. O ce l'hai o non ce l'hai, quindi è qualcosa che poi ti nasce da dentro, poi deriva anche dalle esperienze di vita, da come le hai vissute, insomma, se sei caparbio, se sei testardo, se hai voglia di fare, se non ti fermi al primo ostacolo, quindi non si può insegnare, il coraggio non si insegna. Quindi perché poi di coraggio si tratta, quindi perché poi stare in solitudine con il freddo, con la neve, con il ghiaccio, con le tempeste in altitudine o in solitaria per 22 anni, fare 1.680.000 chilometri da solo in solitaria, attraversare deserti dai più 50 ai meno 40 o scalare le montagne più alte del mondo, certo, eccomi. In Egitto, quindi qui era arrivato dopo il deserto del Sahara, 6.000 chilometri, 4 mesi. E il Sinai non l'hai mai fatto? Certo. Hai fatto il Sinai? Certo, non c'è stato, non c'è terra, non c'è spazio terreno su questo pianeta che dove io non abbia calpestato. Quindi questo è un grande riconoscimento che ho, che le mie gambe non mi hanno mai abbandonato, sono loro i miei campioni perché non mi hanno mai abbandonato. Certo. E non mi abbandonano ancora oggi, ahimè, insomma, mi fanno sempre scappare via, mi fanno sempre camminare. Prossimi impegni che hai a livello, non so. Prossimi impegni nazionali sono in tour regione per regione, tutta l'Italia, e poi il film. E poi adesso mi sto dedicando pure alla carriera di manager, quindi... Ok, raccontaci, abbiamo ancora 4 minuti abbondanti di trasmissione che sono volati perché è stato veramente eccellente, una puntata eccellente. Stavi dicendo? Beh, diciamo che io ho un'agenzia di moda, quindi moda di spettacolo, FCA Agency Corporation. Ma dici, quindi... io un modello potrei fare? Quindi, certo, come no? Con qualche chilo in meno sicuramente sì. Ah, sì? Ah, bravo! Ma sai, mi piace mangiare, quindi... Un'agenzia di moda e di spettacolo. Quindi... Vuoi nominare, vuoi fare il nome? Vuoi... Come no? L'FCA Agency Corporation, che è presente in 4 parti del mondo, quindi Los Angeles, Panama, Lussemburgo e Italia. Quindi saluto tutti i miei operai, i miei direttori generali, le mie segretarie, insomma i miei collaboratori, perché sono davvero persone fantastiche. Ho 6.000 modelle. Quindi che lavorano in tutto il mondo, quindi stiamo facendo cose. Quindi il progetto è di lanciare la moda. Di rilanciare... Ma il mio sogno più grande è quello di
di magari di insegnare nelle scuole magari ai piccoli come si fa per diventare un trekker estremo, ma ripeto, okay, il coraggio non si insegna. Poi bisogna devi valutare, averlo, devi avere quel... Noi diciamo che è il dono della mamma, quando da dove si esce la nascita, quello diciamo è il dono che ti dà la vita, no? È certo. Una bella voce ce l'hai perché... Beh, ho fatto anche la carriera da cantante, quindi ho fatto anche il cantante. So che canti, fai anche... Ho fatto tanto palcoscenico, tantissime canzoni, e poi non sono un autore, naturalmente. C'è un interprete. E poi ho una spalla... davvero impressionante, un uomo davvero di una grandezza straordinaria che è Bobby Solo. Salutiamo, grande saluto. Saluto lo zio Bobby. Spero di conoscerti più presto. Per tutto l'affetto e l'attenzione, insomma, che mi dà giornalmente, tutto il tempo che gli tolgo, insomma, perché sono lì a tartassarlo tutti i giorni, perché voglio che lui mi scriva un pezzo, quindi è davvero, c'è un ottimo rapporto con questo grande uomo, questo maestro della musica internazionale. È una persona veramente straordinaria, di cui nutro una stima veramente impressionante. Anzi, portagli i saluti da parte mia. Ma glieli porterò con grande spero piacere. Spero di stringergli la mano, magari Io voglio possibile. Salutare anche la redazione di D-Max, insomma, mi ha dato la possibilità di fare tante puntate su D-Max. Voglio ringraziare D-Max, sia... è una delle emittenti secondo me più belle in assoluto il digitale. Voglio ringraziare Bill Grylls, insomma, per una puntatona che abbiamo fatto su D-Max, su Nudi e Crudi XXL. Aspetta un attimo, nel frattempo possiamo aprire le danze mentre lui fa gli ultimi saluti, gentilmente regia, prego. Volevi? Voglio ringraziare Ian Fury, quindi 50 Cent, per aver scritto questo pezzo. Grande, anche 50 per me. Cent. E Ian Fury. E Ian Fury. Wow. Non vorrei dimenticare nessuno. Voglio salutare tutti i miei amici, tutti i miei fan, naturalmente, che sono, felicemente posso dirlo, sono 66 milioni e 400 in tutto il mondo. Wow. Tutti i miei collaboratori, tutti quelli che mi sono stati vicino in questi anni e che continuano a stare vicino. Voglio fare un saluto particolare al presidente Trump, che è un grande amico e che ho conosciuto, una persona straordinaria che mi ha dato la medaglia al valore del Congresso e mi ha dato la chiave della città di New York, quindi lo saluto. Che dire! Una valigia veramente di emozioni quest'oggi. Ragazzi, avete visto che domenichina, qui è la valigia degli artisti, signori e signori, direttamente dal mondo intero, dai passi, da milioni di passi, anzi da 1.668.000 chilometri fatti a piedi. È un campione di boxe, signori e signori, con noi abbiamo avuto veramente un personaggio irripetibile, che dire. Lennox Ferrone. Grazie a voi, grazie. Sarò felice naturalmente di essere qua per la prossima volta, magari in tua compagnia, naturalmente. Certo. Sarò qua per raccontare ancora nuove esperienze. Se ci saranno nuove esperienze, sicuramente le racconteremo. E ti darò l'esclusiva per queste nuove esperienze, perché sarai tu il primo a sapere le nuove esperienze. Casa mia, casa tua. È casa mia e casa tua. Grazie, uguale. Leno, grazie. Beh, che dire, un ringraziamento veramente a questo personaggio. È veramente più unico che raro, sono molto contento. Noi ci vediamo alla prossima, chiaramente, di questo format di 28 minuti dedicato a 360 gradi all'arte. Ciao a tutti! La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.